Intervenendo a Roma al vertice delle Nazioni Unite sui sistemi alimentari, la Presidente Meloni ha accusato la Russia di provocare la fame nel mondo, bloccando il grano ucraino. The pandemic has shaken the foundations of international trade. Russia's war of aggression against Ukraine has aggravated food insecurity in many African nations, already tested by long periods of drought and difficult climatic conditions, which are now weaker and easier prey of terrorism and fundamentalism. The war has impacted heavily on grain distribution across the globe, and Russia's pullout from the Black Sea Grain Initiative is further worsening the global food security crisis. Avete sentito che senza ombra di dubbio, secondo la Meloni, la guerra di aggressione, la chiama, della Russia contro l'Ucraina ha aggravato l'insicurezza alimentare di molte nazioni africane, lei dice in particolare. E la guerra quindi ha avuto un forte impatto poi sulla distribuzione dei cereali in tutto il mondo, quindi ha praticamente sconvolto il sistema globale di distribuzione dei cereali e ora il tutto viene aggravato dal ritiro della Russia dall'iniziativa del Mar Nero, cioè l'accordo secondo cui appunto una parte di questi cereali è già stata spedita. La TASS riporta, sono precise documentazioni, ed è intervenuto su questo anche il presidente Putin, quelli che sono i termini reali della questione. Quasi tutto il grano inviato è andato ai paesi dell'Unione Europea, non alle nazioni più povere, alle quali sono state inviate solo due navi su 87 navi che sono partite. Hanno trasportato esattamente 60.000 tonnellate di grano in Africa, in totale su 2 milioni di tonnellate trasportate attraverso queste 87 navi. Il che significa che solo il 3% è andato ai paesi in via di sviluppo. Questa è la realtà. Non solo, ma poi ci sono altri dati molto precisi, forniti dalla stessa Unione Europea. Solo il 40% del grano ucraino viene trasportato dai porti ucraini del Mar Nero, perché finora, guardando e ascoltando il mainstream, l'unica notizia che viene data è che il grano ucraino può partire solo dai porti ucraini sul Mar Nero. Ed è un falso. Lo prova la stessa, appunto, Unione Europea. Il 60% del grano ucraino viene trasportato nell'Unione Europea non via mare, ma via terra. E poi viene esportato, poi sì, però da porti del Baltico, anche dell'Adriatico e anche da porti sul Mar Nero, ma in questo caso è il porto di Costanza, quindi non è ucraino. Ed ecco che cade un'altra fake news. E infine la denuncia precisa fatta dallo stesso presidente Putin, che invece di aiutare i paesi che ne hanno realmente bisogno, l'Occidente ha usato l'accordo sul grano per un ricatto politico, cioè per ricattare la Russia, come stanno facendo, trasformandolo in uno strumento per arricchire le società transnazionali, cioè le multinazionali, e gli speculatori
del mercato globale del grano. Un'affermazione come quella che ha fatto la Meloni è un'informazione che non tiene conto neppure di quello che è stato documentato dallo stesso summit a cui lei ha partecipato e in particolare quindi dalla FAO. In questo caso fa un riassunto efficace il Washington Post. Vedete il titolo: la fame nel mondo entra in una nuova normalità. Ed ecco che un giornale, in questo caso, come il Washington Post, ci dà un quadro che è un quadro reale, tratto ovviamente dal rapporto ultimo intitolato Lo stato della sicurezza alimentare e della nutrizione nel mondo 2023, pubblicato dalla FAO e da altri organismi. Questo rapporto rileva che il 30% dell'umanità, corrispondente a circa 2,4 miliardi di persone, non ha avuto nel 2022 una alimentazione adeguata, mentre un numero ancora maggiore, lo quantificano in oltre 3 miliardi di abitanti del pianeta Terra, non ha potuto permettersi una dieta sana. Nel 2022 148 milioni di bambini al di sotto di 5 anni erano rachitici, che avevano uno sviluppo molto più lento di quello che dovrebbe essere alla loro rispettiva età, a causa della scarsa alimentazione. Allora, questi sono dati precisi che non possono essere attribuiti alla Russia, ma ad altri meccanismi. E appunto questi meccanismi oggi si vogliono nascondere. For the first time since the outbreak of the COVID-19 pandemic, rising world hunger figures appear to have plateaued in 2022. According to new State of Food Security and Nutrition in the World figures, global hunger remained relatively unchanged from 2021 to 2022. But this is still far above pre-COVID-19 pandemic levels, affecting around 9.2% of the world population in 2022, compared with 7.9% in 2019. New figures estimate that between 691 and 783 million people in the world faced hunger in 2022. This reflects an additional 122 million people who have fallen into hunger since 2019. Hunger was on the rise in Western Asia, the Caribbean, and all regions of Africa. Those disparities are also visible across demographics. Worldwide, food insecurity disproportionately affects women and people living in rural areas. Globally, more than 3.1 billion people are unable to afford a healthy diet. 148 million children under age 5, or 22.3%, were affected by stunting, and 6.8% suffered from wasting. At the same time, 37 million children of children under 5, or 5.6%, are overweight. Nel quadro già drammatico che abbiamo esaminato, se ne inserisce uno ancora più drammatico. In questo caso citiamo direttamente il documento originale della FAO. Vedete questo grafico che mostra la percentuale e il numero di abitanti del pianeta Terra affetti da sottoalimentazione cronica, cioè la fame. C'è uno stato tale per mancanza di cibo,
da compromettere tutte le funzioni vitali, indebolire l'organismo a un livello tale da non poter lavorare e soprattutto, e questo è ancora più grave, indebolire l'organismo così che alla prima malattia soccombe. Quante morti non registrate come tali sono da attribuirsi alla fame, cioè la fame, la sottoalimentazione cronica, la mancanza di calorie per una alimentazione anche minima ma sufficiente, vitale, che si prolunga in un periodo protratto e quindi compromette le funzioni vitali dell'organismo. Quindi qui abbiamo un stime di massima. Leggiamo il documento ufficiale della FAO. Si stima che nel 2022 la fame nel mondo colpiva circa 735 milioni di persone. Ora, tenete conto che questa è una media stimata, perché si va da una cifra inferiore, cioè a circa 700 milioni, ma fino poi a una cifra superiore agli 800. Ma è chiaro che sono stime difficilissime da farsi, perché non si sa in quale momento, quale parte della popolazione di sperduti villaggi, ad esempio dell'Africa subsahariana, si trovi in questo stato. Non ci sono i medici a visitare queste persone. Quindi sono stime che spesso purtroppo sono per difetto. Qui siamo praticamente a un numero reale di persone affette da sottoalimentazione cronica, quindi condannate a morte prematura, che va verso il miliardo. Non è azzardato dirlo. Ah, un altro dato che viene fornito è questo, vedete, che mentre sono stati compiuti progressi nella riduzione della fame in Asia e in America Latina, la fame è ancora in aumento in Asia occidentale, nei Caraibi e in tutte le subregioni dell'Africa, cioè nell'Africa subsahariana. E la percentuale quindi di persone affette dalla fame a questo livello in Africa è aumentato, vedete le cifre qui danno esatte, dal 19,4% nel 2021 al 19,7% nel 2022. Il numero di persone che soffrono la fame in Africa è aumentato di 11 milioni dal 2021 e di oltre 57 milioni di persone dallo scoppio della pandemia. Ora qui neppure la FAO, neppure questi organismi dell'ONU ci spiegano quale sarebbe la relazione tra la pandemia e l'aumento della fame in Africa. Perché dagli stessi dati dell'OMS risulta che la pandemia, cioè il Covid, non ha colpito così violentemente l'Africa, che è stata, come dire, in gran parte immune nella sua maggior parte. Quindi come si spiega questa relazione? Se non il fatto che a uccidere poi milioni di persone, perché se sono aumentate di 57 milioni di persone quelle affette da sottoalimentazione cronica dal momento dello scoppio della pandemia, non li ha uccisi la pandemia, li ha uccisi il blocco totale, i lockdown che hanno provocato poi anche un blocco della circolazione di merci vitali, hanno provocato un enorme sconquasso economico, quindi c'è una ammissione di colpa, diciamo, in questa affermazione ufficiale. Infatti, la stessa FAO la dà come un dato acquisito, ma non spiega quale possa essere la relazione.
Poi se andiamo a vedere altre cifre ufficiali della FAO, abbiamo qui, vedete, dal 2013 al 2023, quindi un decennio, vedete che la produzione di cereali è costantemente aumentata e vedete quelle colonne del grafico che esemplificano il deposito, gli stock che si sono messi da parte, di cereali. Quindi non è calata la produzione, tutt'altro, in questo caso è aumentata. E allora qui viene spontanea la domanda, ma come può essere tutto questo? Allora, andiamo alla Banca Mondiale, che ci apre un altro aspetto che ci fa capire poi quale sia l'origine vera della fame nel mondo. La Banca Mondiale ci informa che su base annua gli indici dei prezzi agricoli e dei cereali sono calati rispettivamente del 4% e del 12%. Quindi la media dei prodotti agricoli calo 4%, ma in questo caso la media dei cereali calo del 12%. E specifica la Banca Mondiale che i prezzi del mais e del grano sono entrambi calati appunto del 19%. Allora, cala il prezzo dei cereali, cala il prezzo di prodotti agricoli, compresi quelli alimentari, in generale. Questo ce lo dice la Banca Mondiale. Ma subito dopo la stessa Banca Mondiale ci dice che, vedete, l'inflazione interna dei prezzi alimentari rimane elevata in tutto il mondo. Tra febbraio e maggio 2023 i prezzi alimentari registrano una crescita elevata nella maggior parte dei paesi a basso e medio reddito, molti dei quali registrano un aumento a due cifre, cioè dal 10% in su. Anche l'80% dei paesi ad alto reddito sta registrando un'inflazione elevata dei prezzi dei prodotti alimentari. Allora, la stessa Banca Mondiale, nello stesso rapporto, ci dice queste due cose. Uno, che i prezzi dei generi alimentari in questo periodo sono calati, ma contemporaneamente i prezzi dei prodotti alimentari, che ovviamente devono essere a disposizione delle famiglie, delle popolazioni, invece sono aumentate. Come si spiega? Cioè, da un lato diminuiscono i prezzi di questi generi all'origine, cioè all'ingrosso, quindi costano meno a chi poi li lavora, e dall'altra parte invece aumentano i prezzi dei generi alimentari. Allora, qui si va su un terreno che è noto a chi cerca di capire come vanno le cose, ma direi è noto anche a un ragazzo, una ragazza di terza media, che se ha un libro di geografia umana adeguato, saprà che cos'è il land grabbing, cioè l'accaparramento di terre arabili, che ormai da decenni è in moto. Es wird investiert weltweit in Ackerflächen, weil Land wird knapp, Nahrung wird knapp, das große Kapital hat die Sache entdeckt. There's a huge potential in Africa. It's very attractive. Yields are very high. Dass man kleine Bauern von ihrem Land vertreibt und dort große industriell organisierte Landwirtschaft betreibt. Land
Deja pot să spun că la nivel de comună, încă o fermă cum este a mea nu mai găsit. Wir haben ein Fördersystem in der Europäischen Union, was nicht den Bauern fördert, sondern die Fläche. Das heißt, je mehr Hektar, je mehr Geld. Se ți ești un matunt, apa goe etas. Nu ba 100 de esta, o nu ba 2000 etas, se carae. Big, big problem. Das muss man auch sehr deutlich sagen, mit korrupten Regimen Landgrabbing gemacht wird. Das heißt, Konzerne eignen sich Land selber an, um für den europäischen Markt zu produzieren. You'll be laughing yourself all the way to the bank. Für mich ist das eine neue Welle des Kolonialismus, die uns eines Tages teuer zu stehen kommen wird. Sebengi, sira sebengbeng. Facciamo vedere solo i paesi africani che sono maggiormente soggetti a questo meccanismo. Cioè, in pratica, la terra sta diventando un oggetto su cui investire. Ma qui si parla di investimenti colossali, si parla delle multinazionali, si parla dei grandi gruppi finanziari o di interi governi che evidentemente fanno questo calcolo, poiché la popolazione mondiale è in aumento, no? E quindi occorrono più generi alimentari, quindi La terra si intende terra arabile, sarà sempre più preziosa. Ed ecco l'investimento. Si va in un paese africano e tramite vie spesso di corruzione, di elementi del governo, di ministri, altri, si comprano enormi appezzamenti, non so, grandi come intere regioni italiane e anche di più. Su questi appezzamenti vivono ovviamente da sempre delle popolazioni nei villaggi. E allora il meccanismo è sempre lo stesso. Si va a chiedergli l'atto di proprietà della terra che hanno. E naturalmente la risposta è sempre la stessa. Non hanno l'atto di proprietà perché è una terra che si è trasmessa di padre in figlio, di generazione in generazione, che spesso appartiene allo Stato, ma di fatto, come dire, permette alle popolazioni che abitano su questa terra di coltivarla per trarne le fonti di sostentamento. Ebbene, quando queste famiglie non hanno l'atto di proprietà, vengono espulsi e arriva la multinazionale per coltivarvi, non so, fiori, per coltivarvi colture particolari che non sono solo quelle alimentari, possono essere per esempio colture per produrre biocombustibili, così nei paesi che le usano, nei paesi ricchi, non si inquina l'ambiente, ecco, se abbiamo la coscienza tranquilla. Ebbene, guardate, sono scene che andando in Africa si ricordano perché ti rimangono dentro. Io ho dei ricordi personali, in particolare in Etiopia, quando a un incrocio ad Addis Abeba, dove in genere ci sono poveri a chiedere l'elemosina, vidi crescere un numero in modo abnorme di giovani donne con un bambino in collo, la figura tipica, il bambino naturalmente sottoalimentato. E quando gli andavamo a chiedere, ma com'è che ti trovi qua? Le storie si ripetevano, venivano da villaggi da 100 chilometri, anche oltre da Addis Abeba, e erano arrivati appunto funzionari governativi, gli avevano chiesto l'atto di proprietà, non avendolo la famiglia aveva perso la terra e quindi dove erano finite? Nella città, a cercare di sopravvivere. Quindi
enormi drammi umani sotto questi meccanismi che uccidono, attenzione, più delle guerre propriamente dette. E un altro esempio che viene denunciato è il boom dell'avocado. L'avocado, questo frutto che va per la maggiore negli Stati Uniti, in altri paesi, c'è una richiesta sempre maggiore ed ecco che arriva l'accaparramento di terre in varie parti del mondo. Ultimamente c'è stata una concentrazione di queste attività in Colombia che ha fatto praticamente quadruplicare in Colombia la superficie agricola adibita alla produzione di avocado, a scapito ovviamente delle colture alimentari interne. Ecco il land grabbing. E poi l'altro fattore decisivo. Tutto ormai è oggetto di speculazione. Quindi si specula sui cereali, sul grano, si specula sul gas, sul petrolio, si specula su tutti i metalli, si specula su ogni cosa possa servire. E chi specula? Sono i grandi, enormi, potenti gruppi del gotha finanziario. Facciamo un solo esempio. La borsa merci di Chicago. Cioè, nelle borse merci praticamente si vendono e si acquistano prodotti per pura speculazione. Per esempio, si acquista una determinata quantità di cereali per poi giocare sui prezzi, comprandoli con il meccanismo dei future, di modo che poi da poterli rivendere e guadagnarci. Quindi meccanismi dei derivati, meccanismi complessi su cui ora non entriamo, che costituiscono praticamente una serie di strumenti speculativi, cioè chi compra materie prime nelle borse merci non le compra per usarle effettivamente, le compra per speculare su queste materie prime. Ed è chiaro poi che cosa avvenga. Allora qui c'è una notizia data appunto dal gruppo CME, cioè che è l'acronimo questo inglese, Borsa Merci di Chicago, che è la maggiore del mondo, ma non l'unica, comunque la maggiore del mondo. Allora, la Borsa Merci di Chicago raggiunge un volume medio, attenzione, un volume medio giornaliero internazionale record di 6,3 milioni di contratti nel 2022, con un aumento del 15% rispetto al 2021. Quindi mentre eravamo paralizzati dai lockdown a ripetizione, mentre piccole e medie imprese anche nel nostro paese, negozi, hanno dovuto chiudere a causa di tutto questo, bene, vedete, i contratti realizzati alla Borsa Merci di Chicago sono aumentati del 15% dal 21 al 22 e hanno raggiunto un volume medio giornaliero che supera i 6 milioni di contratti. Non è dunque la guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina, come l'ha definita la Meloni, che ha sconvolto la distribuzione dei cereali in tutto il mondo, che ha aggravato la crisi della sicurezza alimentare globale, che ha provocato altre stragi per fame. È il meccanismo stesso economico, soprattutto quello speculativo dell'Occidente, che ha provocato tutto questo. Il mondo reale è quello che si è riunito il 27 e 28 luglio al secondo summit Russia-Africa. È intervenuto il presidente Putin per ricordare che la quota della Russia nel mercato mondiale del grano è del 20%.
mentre quella dell'Ucraina è inferiore al 5%, che la Russia ha esportato oltre 11 milioni di tonnellate di grano in Africa nel 2022 e quasi 10 milioni di tonnellate nei primi sei mesi del 2023, e che tutto questo è avvenuto nonostante le sanzioni illegali imposte alle esportazioni russe. E poi ha annunciato che nei prossimi mesi la Russia fornirà gratuitamente circa 50.000 tonnellate di grano ciascuno ai paesi africani che ne hanno più bisogno: Burkina Faso, Zimbabwe, Mali, Somalia, Repubblica Centrafricana, Eritrea. Il tutto consegnato a costo zero. Invito a leggere la dichiarazione del primo summit Russia-Africa svoltosi a Sochi nell'ottobre del 2019. Esso enuncia i principi di un mondo multipolare, di nuovi rapporti economici, politici tra i paesi, rapporti equi, rapporti che possano essere controllati. Quindi, di fronte alle affermazioni della Meloni al vertice di Roma, c'è il mondo reale che avanza.